Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo praticissimo poncho molto elegante, molto carino, molto leggero che ho deciso di chiamare poncho brezza marina. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato quello della Mystery Coat Filati linea Cincilà Luxe Color che, se ricorderete, ho già utilizzato per realizzare la sciarpetta sirena. Questa volta però la lavorazione è all'uncinetto e per poter realizzare questo poncho ho utilizzato tre gomitoli. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 170 metri, quindi questa, che è una taglia S ma comunque abbastanza larga, ho utilizzato tre di questi gomitoli lavorando con l'uncinetto del numero 8. In descrizione, come sempre, vi lascerò il link del sito Uncinettando con i Filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. E vi ricordo che ce ne sono alcuni spettacolari: c'è il grigio chiaro, grigio scuro, c'è lo sfumato del viola, lo sfumato del lilla, quindi lo sfumato del marrone. Quindi veramente vi potete sbizzarrire a farlo nel colore che più preferite. E naturalmente, per una taglia M, io direi di andare a comprare almeno un gomitolo in più, in modo tale da fare la lavorazione non più larga, perché comunque come larghezza va bene, ma semmai un po' più lunga. Quindi diciamo 4 gomitoli per una taglia M, 5 gomitoli per una taglia L. La lavorazione è semplicissima, però vi spiego bene come poter fare sempre giri di maglia alta. Io ho montato 30 catenelle, ho fatto quindi sempre 30 maglie alte, però vi svelo il mio piccolo trucchetto, se così si possiamo dire, per fare in modo di non sbagliare, visto che comunque non si vede bene, essendo questo filato un effetto, come si può dire, con questo... è fatto in modo tale che non si riesce a vedere, mettiamola così, e quindi ho preferito optare per un uncinetto grande, quindi quello del numero 8, in modo da avere la lavorazione più larga possibile e poter capire dove si sta andando a lavorare. Però vi posso assicurare che comunque non si vede affatto che è forata, anzi, per via dell'effetto pelliccia, non mi veniva prima il termine, sembra chiuso, e in effetti comunque è bello caldo addosso, ma soprattutto è bello leggero, quindi anche se dovete fare più gomitoli rispetto a me, vi posso assicurare che addosso non pesa per niente. Per le esperte, però, volendo, potete lavorare anche con l'uncinetto del numero 7 o anche del 6, se ve la sentite di lavorare, perché riuscite comunque a vedere i punti, ma io consiglio comunque un uncinetto bello grande, in modo che la lavorazione venga bella comunque morbida e non troppo compatta. E naturalmente il consiglio che vi do è, se montate le maglie, di andare poi a quando montate le catenelle, quindi poi fate le maglie alte, a ogni fine giro contatevi le maglie e siate sicuri di aver fatto sempre lo stesso numero. Quindi una volta comunque si realizzano due rettangoli che poi vanno cuciti insieme per creare, diciamo, le maniche, e poi si fa un piccolo punto qui in basso per poter cucire anche sotto i due rettangoli. In realtà voi potete anche non farli, io preferisco farli per il semplice motivo che se lo dovessi indossare un giorno ventilato, voglio che non mi scappi via il poncho. Per questo preferisco fermarlo qui. Detto ciò, spero che anche questa lavorazione vi piaccia, spero di aver accontentato tutte quante voi che mi chiedevate di realizzare qualcosa all'uncinetto con questi tipi di filati, e come sempre, se lo realizzate, mandatemi le vostre foto sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccia o come Uncinettando con i Filati, se avete acquistato il filato presso la merceria Coleti o sul sito. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro poncho all'uncinetto, io ho deciso di utilizzare il filato nuovo della Mystery Coat Filati linea Cincilla Luxe Color. Ricorderete che io ho già utilizzato il colore del viola, questa volta ho optato per il colore del blu, ossia dell'oceano, che trovo spettacolare. Lavorerò con l'uncinetto del numero 8 e per poter realizzare il nostro poncho uguale a quello che abbiamo fatto con il Concerto Color My Ferry, ho montato 30 catenelle. Naturalmente, rispetto a me, se voi lo volete più largo, ossia che vi scenda di più, andate a montare un po' di più di catenelle. Non dovete tenere presente se è un multiplo o se è un numero dispari, ma potete montare quante catenelle vi interessa. L'importante è che il rettangolo, perché noi andremo a fare due rettangoli, sia largo, che vi scenda dalle spalle fin alla vita o dove volete che vi arrivi. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che poi è il giro che andremo sempre a ripetere.
eccetera. Avverto già che per le inesperte questo lavorare questo filato all'uncinetto potrà risultare difficile, soprattutto quando si andrà a fare il primo giro dove non si vedono le catenelle, ma spero con la tecnica che uso io di poter aiutarvi a capire come poterlo lavorare. Allora, montate le nostre 30 catenelle, andiamo a fare in questa maniera. Realizziamo 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Prendo il filo, salto le prime 2 catenelle che abbiamo fatto, salto la prima delle 30 e con il dito scendo e tocco la seconda. Entro e vado a fare la mia maglia alta. Lavorare con l'uncinetto del numero 8 ci permette, anche se il filato è abbastanza sottile, ci permetterà di vedere meglio dove abbiamo la nostra lavorazione. Adesso continuo, andrò a fare una maglia alta in ogni catenella per un totale, nel mio caso, di 30 maglie alte. Quindi qui dove ho fatto la maglia alta, tocco e qui trovo l'altra catenella, quindi entro dentro e vado a fare la mia seconda maglia alta. Scusate, la mia terza, perché contiamo anche le catenelle. Ancora, quindi qui dove ho lavorato, tocco col dito, qui ho con le dita, qui ho l'altra catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Dovete andare molto a toccare con le dita, vedete, qui abbiamo fatto la nostra maglia alta, scendiamo e subito dopo ci troviamo l'altra catenella e quindi andiamo a fare la nostra maglia alta. Continuiamo così come sto facendo io, vedete la lavorazione è molto larga, ma questo ci permetterà nei giri successivi di vedere dove andare a lavorare, vedete, eccoci. Adesso quindi io continuo a lavorare così le maglie alte fino ad arrivare nel mio caso a un totale di 30 maglie alte e poi vi farò vedere come continuare. Ho terminato le mie 30 maglie alte. E adesso posso andare a fare il giro che andrò sempre a ripetere, che è sempre questo, andremo a fare delle maglie alte sopra delle maglie alte. Quindi mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, vedete qui allargo un po' prima di farlo, vedete qui ho una maglia alta, qui ho la seconda maglia alta, quindi prendo il filo, vado dove ho la seconda maglia alta, e vado a fare una maglia alta. Ancora prendo il filo, vedete, si riesce a vedere se aprite, ed è il motivo per cui sto lavorando con l'uncinetto del numero 8, così la lavorazione viene bella larga, però per le esperte potete lavorare anche con un uncinetto più piccolo se riuscite a vedere le maglie. Quindi vado dove ho la maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta. La cosa bella di questa lavorazione così forata è che la lavorazione verrà morbidissima. Quindi vedete, continuo, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e continuerò a lavorare sempre così. Una cosa che vi consiglio per essere sicure di star lavorare bene è che a ogni giro, prima di rifare il successivo, di andarvi a contare le maglie alte in modo tale da essere sicura di averne fatte 30. Dovete sempre continuare così, quindi si fa un lungo rettangolo, poi vi dirò quanto l'ho fatto lungo e quanto mi è venuto largo alla fine, e andremo a fare poi un altro rettangolo identico a quello di prima e poi andremo a cucirlo. Quindi mi raccomando, dovete andare a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Nel mio caso sono 30, quindi io dovrò contare sempre 30 maglie alte. Se voi ne avete aggiunte o tolte qualcuno, dovrete contare le maglie alte che avete. Ho terminato di realizzare i due rettangoli. Allora, io dico già che mi è venuto non indossato, perché indossato tenete presente che cede, perché la lavorazione, come vedete, è bella morbida. Quindi non indossato, il rettangolo a me è largo 38 cm, lungo circa 77 cm, sia quello, il primo che il secondo, quindi sempre stesso numero di catenelle, stessa lunghezza. Per quanto riguarda poi adesso le cuciture, io ho sovrapposto i due rettangoli e sono andata a cucirli qui in alto. Ho fatto una cucitura di circa 28 cm partendo dall'esterno verso l'interno, sia da questa parte che da quest'altra parte, lasciando quindi aperto lo scollo. Mi raccomando, voi mettete prima i marcatori e poi andate a provare la vostra il poncio per capire quanto dovete cucire. Io non volevo fare un collo troppo aperto, quindi vedete è molto piccolo e comunque addosso cede un po', quindi non fate uno scollo
collo troppo largo, addosso vi cederà veramente troppo. Una volta fatto ciò, adesso andrò a cucire. Devo ancora decidere se cucire di qualche centimetro o lasciarlo aperto come abbiamo fatto con il poncio con il concerto color, quindi il poncio il fiocco di neve. Devo ancora un po' decidere se andare a cucire un po', quindi lasciando solo un po' uno spazio comunque bello largo, tipo di chiudere soltanto 10 cm, lasciare quindi un'apertura per le braccia belle larghe, oppure fare soltanto una cucitura qui, magari mettendo qualche in questo caso una pietra, qualcosa che risalti, visto che comunque c'è l'urex, quindi rispetto al poncio quel per tutti i giorni, se vogliamo così dire, così questo è più un poncio elegante. Devo ancora comunque decidere. Io adesso proverò a cucire vedendo indossato come viene, e se mi piace la cucitura vi dirò allora che ho cucito, e lasciando appunto soltanto però 10 cm di cucitura, e lasciando comunque lo scollo dello scafo bello grande.